Buon pomeriggio, ecco finalmente qualcuno. Allora ci si può alzare. Salve a tutti, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio. Partiamo da qui. Improvvisando ho deciso un percorso al contrario, per un discorso di sole, per non stare contro sole. Oggi c'è una giornata di sole che lentamente sta tramontando, incredibile. E noi partiamo allora dal basso per poi piano piano incominciare la nostra risalita e piano piano daremo un po' di informazioni più generali sul castello e sul parco. Era da un po' che non venivo qui anche io e adesso i colori d'autunno lo rendono molto affascinante. Siamo sull'immenso viale di 2 km e 700 metri che attraversa tutta la parte centrale del parco. Proviamo ad ingrandire, guardate di fronte, tenendo fermo il più possibile, il nuovo palazzo, una delle tante residenze. Sono ben sette gli edifici che si possono visitare all'interno a Sanssouci senza pensieri. Il nuovo palazzo è una residenza enorme. Noi adesso non andremo a mostrare quella lì, ma la piccola residenza di Sanssouci, una residenza enorme, 10 volte più grande del castelletto di Sanssouci, perché era un castello di rappresentanze, aveva un'altra funzione. Ne parleremo meglio poi tra breve. Vedremo che invece Federico si fa costruire la sua casetta di piacere, la maison de plaisir, la casetta di vacanza praticamente, quella che mostreremo tra poco. Salve Fiorella, salve Carla, un piacere vedervi qui. Stiamo passeggiando quindi su questo immenso, lunghissimo viale. Siamo a Potsdam, cittadina situata a pochi chilometri fuori Berlino, situata ad ovest di Berlino Ovest. Nello stesso tempo però apparteneva alla Germania Est. Per chi conosce un po' Berlino, la cosa è abbastanza chiara: Berlino Ovest era un'isola e quindi anche ad ovest di Berlino Ovest c'era la Germania Est. Potsdam è capitale del Brandeburgo, che è uno dei Länder dell'ex Germania Est. Ne parleremo più là, spero anche, specialmente grazie ai vostri eventuali aiuti, di poter continuare con una prossima diretta proprio parlando di Muro di Berlino. Guardate che bella la prospettiva che appare adesso. Ho deciso di partire da qua proprio per un motivo di luce, per poi fare la scalinata a non controsole. Casina cinese da tè. Ci stiamo avvicinando lì attraverso questo maestoso paesaggio di incanto veramente di autunno. La casina cinese da tè è una delle costruzioni del parco che lascia giudizi un po' contrastanti, in effetti per alcuni un po' esagerata, un po' kitsch, tra poco si vedrà meglio perché ci avviciniamo, per altri invece un gioiellino del rococò tedesco. Insomma, questo ci introduce subito alla personalità molto speciale, molto particolare. Guardate, intanto faccio un po' di panoramiche con il sole a tramonto attraverso questi boschi incantati e con queste foglie secche, nature morte di Potsdam. Guardate anche ai lati. Federico II era il sovrano filosofo, diciamolo subito, era sovrano illuminato, era l'amico di Voltaire, era l'amante della musica, dell'arte, tutto contrario di suo padre che invece era re soldato. Stiamo parlando della metà del 1700, Federico regna dal 1740 al 1786 e era un grande filosofo, aveva tutta una serie di idee molto complesse nella sua mente, della caducità della vita, dello sfruttare il più possibile il piacere, la vita. Sovrano della pace, perché in questo, nel castello che da fuori mostreremo, era proibito parlare di guerra, però poi è sovrano che le guerre le fa e le vince, quindi c'è sempre poi questa contraddizione molto importante da capire. Il suonatore di flauto traverso, colui che non voleva bene alle donne, sovrano
sua moglie Elisabetta Cristina la chiude in un castello a Berlino, non la vede mai, impotente, con malattie sessuali, sicuramente effeminato, non è però provata il suo essere dell'altra sponda, diciamo, è tutto da vedere. Qui le guide locali ci tengono a non diffondere queste notizie non comprovate, però sicuramente non amava le donne. Un animo quindi sensibile, completamente diverso da quello che uno si immagina da un re, e specialmente da quello che uno si immagina da questa famiglia degli Hohenzollern, che è passata alla storia per essere una famiglia di componenti molto duri, molto disciplinati, la disciplina prussiana, appunto. E suo padre, Federico Guglielmo, era proprio il contrario. Guardate, ci stiamo avvicinando alla Casina Cinese da Te, questo gioiellino del Rococò, però un po' esageratamente appesantito. Federico veniva a fare, oltre che nella sua residenza, le conversazioni filosofiche anche qui. Dovete immaginare quando fu costruita, siamo nella seconda metà del Settecento, che non c'era tutta questa foresta all'inglese con gli alberi intorno, il giardino era ancora come la parte centrale che vedremo, il giardino barocco, rococò, con le siepi, con le prospettive visive. La foresta all'inglese in cui stiamo camminando è frutto poi delle trasformazioni romantiche, neoclassiche dell'Ottocento, del grande architetto del paesaggio Peter Joseph Lenné. Eccola qui, Casina Cinese da Te, una costruzione in pietrarenaria con le sculture invece e le decorazioni in legno. Con poi foglia d'oro. E qui dobbiamo introdurre il tema della chinoiserie, di questa idea così vaga che c'era della Cina, conosciuta un po' per i racconti di Marco Polo, questo mondo ideale dove si immaginava che tutto andasse bene. È una rappresentazione idealistica che ha pochissimo a che vedere con quello che era poi la realtà della Cina. Qui vediamo se riusciamo a ingrandire. Tamburello e mandolino, insomma, certamente non strumenti musicali cinesi. Era questa idea dove tutto andava bene, di questo mondo fantastico, e siamo in questa corrente, appunto, del Rococò, di Casanova, di questo mondo che veniva anche, appunto, a passeggiare insieme a Federico nel giardino. Guardate ancora che belle queste prospettive, tra l'altro col sole che cala, col calare della sera, un mondo di colori come speravo, veramente unico. È un sabato pomeriggio e quindi la gente c'è, ha voglia. Non è facile poi sempre mostrare tutto quando c'è tanta gente in giro. È un giorno di scampagnata, di escursione, tra l'altro, visto che ancora di più, perché anche qui non ci sono le tre zone, ma anche qui tutto chiuso, insomma, musei, bar, ristoranti, quindi anche un po' più di una zona gialla, diciamo. E allora la gente si riversa nei parchi. All'aria aperta però non c'è l'obbligo di mascherina, se non in alcune strade a Berlino. Le strade sono una decina di strade, ormai sono diventate una trentina di strade in cui c'è l'obbligo di mascherina. Ritorniamo però appunto a stare senza pensieri, perché questo vogliamo questo pomeriggio, come vi ho detto, non lo ritocchiamo più il tema. Infatti stiamo passeggiando, non so se riuscite già a vedere, lungo un canale, tra poco però lo vedremo meglio. È un canale progettato sempre in quella fase successiva, che scorre per tutta questa parte meridionale del parco. Eccolo qui, vedete? Vedete l'altra sponda, e che seguiremo un pochino fino poi al rondello centrale, perché è bello, insomma, perché ci sono i colori più belli dell'autunno, ovviamente stessa cosa anche in primavera. Ci sono papere, cigni, prima c'erano, vediamo più avanti, di solito si posizionano, se riusciamo anche ad avvistarne qualcuno. Guardate ancora che bello, dietro poi le prime costruzioni della città antica. Adesso c'è proprio veramente una enorme schiera di berlinesi che passeggia intorno a me, ma imperterriti, andiamo avanti. E
Ecco, che capisce il tedesco, sente anche qualche esclamazione dei bimbi tutti contenti, eccoli qui. Anche monopattini, insomma, di tutto, come vedete, guardate i colori anche di fronte, che meraviglia. Guardate le foglie secche, gli alberi che si specchiano, non voglio fare troppo romantico, ma a mio parere questo è il motivo principale per cui ho scelto questo sabato qui, oltre ovviamente alle storie di Re, che riprenderemo tra poco, ma il motivo principale era questo, era approfittare di queste giornate da sogno, e in questo caso il tempo dal punto di vista meteorologico ci ha anche aiutato. È un piacere veramente specchiarsi in queste acque, tra l'altro non fa per niente freddo, stamattina c'era la nebbia, anche ieri per esempio non è uscito il sole, quando le previsioni del tempo dicono bel tempo, è sempre una lotta in questa stagione tra la nebbia mattutina e il sole, questa volta invece il sole ce l'ha fatta, stravinto, mi sono spostato fuori dal percorso per farvi mostrare ancora adesso un controsole rapido. Abbaglio e poi si riprende. Allora, riprendiamo un pochettino a parlare di questo sovrano e di questa epoca. Famiglia degli Hohenzollern, regno di Prussia, che 300 anni per 300 anni prima era solo un principato, poi diventa regno con il nonno di Federico II. La Prussia era uno stato povero, era uno stato di nobili e di servi della gleba, anche quando i turisti poi vanno all'interno del castello di Sanssouci, sì, molto raffinate le decorazioni, ma spesso ci rimangono male, dicono ma come? La Regga di Caserta, Versailles, e beh, ma la Prussia non era questo, la Prussia era veramente un paese di servi e di nobili feudatari, gli Junkeri, i proprietari terrieri. Federico a metà Settecento incomincia a introdurre una serie di riforme, ma molto molto superficiali, era più le sue idee culturali che però poi non si realizzano molto nella pratica, questo è importante dirlo, le fontane del castello, del parco che voleva far spruzzare di giochi d'acqua, praticamente non ci riesce mai se non per una mezz'oretta di tutto il suo regno, questo fa capire insomma che appunto la Prussia non era la Francia di Versailles. Però in questo insieme di sovrani molto rozzi, insomma, dell'Hohenzollern, Federico spicca invece per la sua diversità, abbiamo detto, per la sua immensa cultura e tutto quello che c'è nella parte centrale del parco dove tra poco entriamo, a livello di parco, se lo fa progettare lui personalmente, partecipa ai progetti, perché per lui praticamente il parco era più importante della residenza stessa. Difatti anche poi all'interno della residenza ci sono gli stucchi dorati che non fanno altro che riprendere i colori che sono quelli del parco, i viti, i vitigni che vedremo tra poco nella terrazza. Guardate questo gioco di specchi. Che spettacolo qui. Stiamo avvicinando sempre più alla parte più famosa, ha anche coppiette, vedete giustamente. Oddio, magari riprendo coppia diamanti e poi ormai con le dirette tutto può succedere. Allontaniamoci. Siamo per entrare nello spazio centrale più famoso. Chi è venuto qui lo riconoscerà sicuramente. Purtroppo proprio in queste ultime settimane, come sempre all'inizio dei primi freddi, hanno già rinchiuso tutte le splendide statue di Versailles che sono nelle parti centrali, nei rondelli. Vedrete tra poco delle casette di legno. Chi è abituato a viaggiare a nord Europa conosce questa situazione. Sono le costruzioni che chiudono dentro praticamente per proteggerle dal gelo le sculture e le statue. Ed ecco che tra pochi istanti incomincia ad apparire la prospettiva più famosa, più bella. Ingrandiamo un pochino. Ecco qui la grande terrazza. Adesso piano piano si fa anche un po' di sport. Saliremo le scale.
Allora, in questo, guardate l'albero di fronte sulla destra. Federico, in questo mondo da sogno, in questo paesaggio da lui voluto, su questa collinetta che tra l'altro esisteva già naturalmente precedentemente, si fa impiantare un insieme di terrazzamenti, vedremo tra poco, coltivandoli ad uva e a frutta, e in particolare alberi di fico con un sistema di serre che tra poco andremo a scoprire. Ancora un'inquadratura di questo splendido albero. Salve Nora, salve Bruno. Ecco qui, sicuramente da questo lato, non essendo contrasole, è tutto più facile, anche se il sole ormai si sta abbassando. E allora adesso, appena tra pochi metri chiuderemo a sinistra, ci troveremo nel punto più famoso in assoluto per le foto. Chi ci è venuto avrà anche speso il suo tempo a fare le foto di gruppo, di famiglia. E tutto il resto, ovviamente, ogni stagione cambia. Non c'è la spettacolarità delle grandi viti rigogliose, delle piante di fico che escono anche al di là delle serre, di questa natura meravigliosa, quella non c'è e non ci sono le statue, quindi dà tutto un tono più, come dire, più vuoto. In inverno pieno, magari se non c'è la neve che abbellisce, le tante serre, alcuni mi hanno detto, possono anche sembrare un po' dei loculi. Nello stesso tempo, però, appunto, dobbiamo immaginarci poi a variare delle stagioni. Com'è bello, poi oggi c'è questa luce meravigliosa. La fontana già non fa più il celebre zampillo, anche questo è un discorso di preparazione per l'inverno. Ecco, c'è la residenza che si specchia nell'acqua della fontana, bellissima, guardate. E adesso incomincia la salita. Nel frattempo, naturalmente, io provo anche a leggere un po', grazie del complimento, Lara. La Germania ci affascina sempre, certo, Nora, anche a me, mi affascina ancora di più la mia Napoli, ma ora siamo qui e mi affascina anche questo lavoro che voglio continuare a fare nella mia amata Berlino, la seconda città più bella che esista. Si scherza, eh? Eccoci qui, incomincia la scalinata che adesso noi faremo, sono 126 gradini. Vediamo se il fiato mentre parlo e comincerà a cambiare suoni e tonalità. Anche qui tanta gente, tante persone che bloccano un po' la prospettiva visuale. Avrei dovuto far chiudere il parco cioè, agli altri per la mia presenza. Allora, si avvicina quindi la prospettiva delle serre e della vite che adesso mostriamo qui. Che bella quei colori d'autunno, però ancora di più sulle spalliere dove adesso ci avviciniamo per vedere quindi il doppio sistema di viti. Ormai ci sono gli ultimi chicchi di uva, vedete? Proviamo a ingrandire, sono scuri, che commestibile sì, ma non da vino naturalmente. Angela, salve, Valeria, salve. Ed ecco qui le serre con i fichi, guardate, ci sono ancora i frutti. Non sono cresciuti tanto, questi sono gli ultimi ovviamente. Le serre non sono riscaldate perché danno verso sud e chiudendole tra qualche giorno si chiude ovviamente. Riescono quindi gli alberi a rimanere in vita, anche la vite, una delle viti più nordiche che esista, insomma, qui, lasciando stare il discorso riscaldamento globale, fino a pochi anni fa si parlava di minime di meno 20 alcune notti,
E quindi non è facile ovviamente impiantare questo tipo di coltivazione. Fece tutto Federico, fece tutto lui. Nel dopoguerra ovviamente è stato un po' rifatto, ristrutturato tutto, però tutto esattamente secondo il modello voluto da Federico. Proviamo anche a far vedere al contrario, però contrasole appunto. Non si può vedere, c'è chi ha anche steso a prendere l'ultimo sole. Come va? Si sente molto l'affanno? Spero proprio il no, che si mantiene sportivi. Ed ecco che il castello si avvicina al nome castello, ovviamente lascia un po' perplessi. Chi si immagina le torri medievali, chi si immagina. Che ne so, noi ci vai San in Baviera, che è il simbolo dei castelli, no? Chiamiamolo più residenza estiva, casetta di campagna, perché questo era lo scopo di Federico, venire a passare le sue vacanze qui. Lui dal 1745, quando si costruisce il castello, al 1786, 17 agosto, quando muore proprio all'interno della sua residenza estiva. Ecco un po' d'affanno, viene a passare le sue vacanze sempre qui. Pensate che 5 anni prima si fa costruire le nuove camere di Charlottenburg, più centrali, e poi non ci va mai perché si innamora appunto di Sanssouci. Abbiamo detto che nel castello era proibito parlare di guerra. Nella stanza centrale, che è questa qui, vedete il rigonfiamento con le cupole verdi, immaginatevi un tavolo, una rotonda quindi, da sopra sull'idea del Pantheon, l'apertura, dall'alto la luce divina, lui però laico, le sue interpretazioni laiche, e tutti seduti intorno a conversare di filosofia. Federico II laico, Federico II massone, Federico II effeminato, Federico II, rappresentante fondamentale del genere Rococò. Rococò, che appunto prende proprio il nome di Fredericiano, perché è proprio il suo stile Rococò, dopo il barocco, le cariatidi, non so se riuscite a vedere, le ingrandiamo un po', sui colonnati, hanno tutti chicchi d'uva. Sono le divinità del vino, sono le baccanti, alternatamente uomini e donne, e quindi le decorazioni non sono altro che la ripetizione di quello che abbiamo visto nel parco. Proviamo adesso una prospettiva al contrario, ovviamente contro sole, che stiamo avvicinando a uno degli ultimi punti caratteristiche di questa residenza, di questo parco, visto che tutto ruota intorno alla figura di questo sovrano così speciale, lo andiamo ad omaggiare davanti alla sua tomba. Una tomba semplicissima per un sovrano così importante nella storia, che ha reso grande la Prussia con la vittoria della guerra dei 7 anni, la conquista della Slesia. Lo vedremo in un sepolcro semplicissimo. E racconteremo la mitica storia delle patate, che alcuni di voi già conosceranno. Guardate la scultura della Flora e lo Zeffiro. Donne come bellezza ideale ci sono rappresentate, non potevano però appunto entrare nel castello se non sua mamma e le sue amate sorelle, ne aveva tante. Ed ecco qua, vedete? Friedrich der Grosse, Federico il Grande. Un po' contro sole, però vedete, adesso si vede benissimo, Friedrich der Grosse, le patate. Perché le patate? Perché Federico, 200 anni dopo l'arrivo delle patate dall'America, prima non le conoscevano le patate i contadini di queste regioni, ora sono il mangiare nazionale tedesco, ma è da pochi secoli relativamente. Federico fu il primo sovrano che convinse, costrinse i contadini su largo stile, su larga scala, a coltivarle, e quindi si racconta il nonno e nonno, un aneddoto, che fu il sovrano buono che in questo modo salvò la vita a tanta popolazione durante le carestie della guerra dei 7 anni.
e a fianco alla sua tomba, questa è un'altra chicca che fa capire la sua personalità, adesso completamente contro sole, però guardate le tombe.